Ma buongiorno ragazzi e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Oggi andiamo a provare un nuovissimo set che mi è pervenuto proprio ieri e di cui ho realizzato l'unboxing che probabilmente avrete visto in onda da questa mattina. Un set fresco, sensoriale, avvolgente, molto molto interessante. Sto parlando del nuovo set di Toscana Factory Lab Ambra Cadabra. Ambra Cadabra è un viaggio sensoriale, un'esperienza olfattiva tra magia, mistero, eleganza. Un set dove già nel nome troviamo l'ingrediente principale che è l'ambra, la regina di questa profumazione. Ma andiamo a snasare assieme. Io già l'ho fatto ieri durante l'unboxing, poi l'ho fatto in privato, lo ripeto nuovamente con voi perché è una fragranza piuttosto complessa, piuttosto articolata, molto interessante. In apertura abbiamo la freschezza di note speziate, agrumate, di bergamotto, di chiodi di garofano, ma soprattutto del cashmere, questa molecola sintetica ricavata praticamente in laboratorio, che, come dire, simula il profumo di un maglione di cashmere, di quelli morbidi, belli, avvolgenti, caldi. Poi c'è l'ambra che ha questa, come dire, consistenza resinosa, calda, speziata. Note di vaniglia, note di fava tonka, il tutto ben articolato, ben amalgamato per un'esperienza sensoriale davvero unica e complessa. È una fragranza fresca, è una fragranza seducente, è una fragranza coinvolgente. Molto molto interessante anche l'illustrazione dove vedete praticamente questa strega intenta a preparare la pozione magica, quindi quest'aura di mistero, di magia. La formula del sapone è la IB2 che prevede due processi separati di saponificazione. Quindi due impasti, uno che comprende proprio diciamo, gli elementi distintivi che vanno a formare poi la schiuma del sapone, l'altro che racchiude tutti gli oli e i burri tipici come il burro di karité, come per esempio l'olio di jojoba, tutti questi burri ed oli che vanno a prendersi cura della pelle. I due impasti così formati vengono uniti e mescolati lentamente in una pentola, in un contenitore, ecco come sta facendo la strega, lentamente per non stressare il sapone e quindi poi viene fuori l'impasto definitivo. Oltre ovviamente al sapone, ho preso anche il suo relativo aftershave splash. Eccolo qua. Come pennello, ragazzi, ieri sera chiacchierando via WhatsApp con l'amico Danilo Shaving, che saluto, buongiorno Danilo, mi è venuta voglia di utilizzare l'Edwin Jagger 316. Perché mi è venuto voglia di utilizzare questo rasoio? Perché parlavamo del game changer. Voi dite, e che cosa c'entra il 316? Perché parlavamo di rasoi che danno poi questa esperienza di rasatura profonda che fanno sentire la lama sulla pelle. A me piace molto questa sensazione della lama che si sente sulla pelle. Intanto sto procedendo ad armarlo con una lametta tatara, però allo stesso tempo su
quei rasoi che non danno problemi, sono dolci, però offrono un taglio preciso. E io dicevo, diciamo in questa chiacchierata notturna, dicevo, oltre al Game Changer, un altro rasoio simile è anche l'Edwin Jagger, il 316. E allora lui diceva, allora domani usi il Game Changer. Ho detto no, domani uso il 316. Eccolo qua ragazzi, armato con la sua lametta, bello con questo manico dall'ottimo grip, quindi ci andiamo ad usare questo bel rasoietto. Pennello, utilizzo un body brush, eccolo qua con l'inconfondibile monetina. Che vi ricordo, se desiderate, dovete inserire nel carrello perché non è inclusa. Costa $1, ma non è il costo. E che se la volete, la dovete inserire, altrimenti non vi arriva. Quindi, sia che lo fate assemblare da loro, sia che lo assembliate in autonomia, qualora la vogliate, inserite nel carrello. Manico in legno perché. Ho pensato al paiolo della strega per miscelare la pozione, quindi volevo un manico in legno e un bel ciuffone da 29 mm, un bel carciofone in tasso. Bene, penso di aver detto tutto, quindi possiamo partire con la sbarbata andando ad utilizzare il Daily Skin Cleanser della Depot detergente ai carboni attivi. Partiamo pure, ragazzi. Bene ragazzi, a questo punto possiamo sciacquare il viso. Bene ragazzi, e a questo punto possiamo andare con l'applicazione del panno caldo. Benissimo ragazzi, quindi a questo punto possiamo andare con l'applicazione dell'olio pre-barba alle mandorle dolci con spremitura a freddo di Estro Cosmesi. Ottimo ragazzi, quindi a questo punto sono pronto per andare a montare il sapone, quindi vado a spostare il cellulare a favore di inquadratura della scatola dove ho già inserito dosato il sapone, così procediamo assieme. A tra poco, ragazzi. Molto bene ragazzi, allora come potete vedere il sapone è già nella scatola. Il pennello l'ho tenuto in ammollo durante questi preliminari di rasatura ed adesso ne ho strizzato il ciuffo che quindi risulta, diciamo, umido, quindi possiamo procedere insieme al montaggio. Prelevo i residui di sapone dalla vanga, ecco qua, voilà, in modo da non sprecare nulla e procediamo a miscelare il sapone. E ragazzi, io direi che ci siamo perché il pastone si è ben formato e ben amalgamato,
Quindi a questo punto possiamo procedere ad insaponare il viso. Vado quindi a riposizionare il cellulare a favore di inquadratura frontale, così procediamo con l'insaponatura del viso. A tra poco, ragazzi. Molto bene, ragazzi, andiamo pure quindi ad insaponare il viso con questa fantastica crema di sapone che è venuta fuori con questa formula IB2 di Toscana Factory Lab, profumatissima, veramente stimolante per l'olfatto. Andiamo ad insaponare il viso. Perfetto, ragazzi, un montaggio che come potete vedere è fantastico, cremoso, ben idratato, omogeneo, compatto, profumo davvero fresco, interessante, avvolgente, complesso, ma molto molto fresco. Andiamo quindi a partire con il verso del pelo. 316 di Edwin Jagger armato con la metta Tatara. Via.
Ottimo ragazzi, quindi il passaggio del pelo è andato, possiamo sciacquare il viso. Ottimo ragazzi, quindi andiamo nuovamente di panno caldo. Ottimo ragazzi, semplicemente ottimo. Procediamo nuovamente a questo punto ad insaponare il viso. Ragazzi, quindi a questo punto possiamo procedere con il verso traverso o verso obliquo. Perfetto ragazzi, quindi fatto anche il verso obliquo o traverso possiamo sciacquare il viso. E da questo punto andiamo nuovamente di panno caldo. Molto bene, quindi possiamo insaponare nuovamente il viso. Perfetto, ragazzi, a questo punto prima di procedere con il verso del contropelo è arrivato il momento di andare a recuperare la tavoletta Frizzel. Cos'è la tavoletta Frizzel? Altro non è che una salvietta di colore bianco come questa, che io all'inizio la satura, bagno per bene, piego in quattro in questo modo, strizzo appena per la parte di acqua che gronda ed inserisco nel Frizzel in posizione orizzontale. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la salvietta è diventata rigida come una tavoletta. Ma io la prendo, la inserisco nel freezer, ma io la prendo, pardon, la poggio sul lavabo e si ammorbidirà al punto giusto da consentirmene l'utilizzo in volto come panno freddo, come panno freezer a conclusione della lavatura. Quindi ragazzi vi lascio per qualche secondo perché vado a recuperarla. A tra poco. Ed ecco ragazzi la mitica, celeberrima tavoletta Frizzel che non si piega, non si spezza, ma si ammorbidirà mentre io procedo di contropelo.
Perfetto, anche il consumo viene andato. A questo punto valuto l'opportunità e necessità di qualche ritocco. Ottimo ragazzi, io direi che va assolutamente bene così, quindi procedo con un'insaponata di cortesia. Mentre io mi godo questa ricca insaponata di cortesia, che ovviamente non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ma solo un'insaponata per godere delle proprietà, degli oli e dei burri in esso contenuti, nonché per godere di questa profumazione davvero articolata e davvero complessa, vado a sistemare un po' quel tutto. E noi poi ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare del viso. Quindi, per il momento vi lascio e ci rivediamo tra poco. Perfetto ragazzi, io ho sciacquato anche il viso e sono prontissimo per l'applicazione della saffietta freezer. Eccola qua. Perfetto ragazzi, quindi a questo punto possiamo andare ad asciugare il viso tamponando dolcemente. E da questo punto, ragazzi, possiamo procedere con l'applicazione del talco finissimo di Club Men Pinot. Mentre lascio che il talco si assorba, finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. Benissimo ragazzi, a questo punto io sono pronto per applicare l'Aftershave Liniment
unscented, quindi senza profumazione, di Decretation Grooming, un balsamo tallowato molto denso, molto ricco, nutritivo ed emolliente. E da questo punto lascio che anche il balsamo si assorba, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Perfetto ragazzi, e da questo punto siamo pronti per andare di Splash Ambra Cadabra di Toscana Factory Lab. Meraviglioso ragazzi, è davvero un'esplosione di sentori ma ben miscelati con l'ambra che praticamente guida e coinvolge tutti gli altri sentori, a cominciare dal cashmere, dal bergamotto, dalla vaniglia, dalla fava tonka, dal muschio. Tutto attorno a questo incredibile principe, attorno alla regina, l'ambra. Quindi è calda e avvolgente, ma è anche molto molto fresca. Quindi non pensate ad una profumazione pesante, perché vi dirò che è tutt'altro. È proprio fresca, sensuale, sbarazzina. Molto molto bella questa profumazione, mi è piaciuta. Come procediamo, ragazzi? Allora, prima colazione, ovviamente. Poi applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa altamente idratante ma di facile assorbimento. E da seguire andrò ad applicare il fluido idratante viso di Saponificio Pachis, ideale anche come balsamo dopo barba, però io lo uso come fluido su tutto l'ovale, su tutto il viso, fronte e naso inclusi. E poi ci sta bene, l'avevo intuito snasando ieri il set, concluderò con 1923 di Extra Cosmesi, che va a continuare ad arricchire questo percorso olfattivo cominciato con Ambra Cadabra. Ragazzi, ed adesso non posso sparire perché non sono in grado di fare magie, ma ragazzi, vi auguro. Innanzitutto vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi auguro una buona giornata ed un buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao.